Il seguente lavoro è stato trovato nella biblioteca di un'antica famiglia cattolica nel nord dell'Inghilterra. Fu stampato a Napoli in caratteri gotici nell'anno 1529. Non è possibile datarne la scrittura. I principali avvenimenti sono quelli a cui si poteva dar credito nelle epoche più buie del cristianesimo. Ma il linguaggio e la condotta non hanno nulla che sia assimilabile alle barbarie. Lo stile è quello dell'italiano più puro. Con queste parole inizia la prefazione al Castello di Otranto, nella prima versione data alle stampe nel 1764 dal suo autore Horace Walpole, col titolo The Castle of Otranto, Story Translated by William Marshall from the Original Italian of Onofrio Murato, Canon of the Church of San Nicholas of Otranto. Il Castello di Otranto, una storia. Tradotto da William Marshall dall'originale italiano di Onofrio Muralto, vescovo della chiesa di San Nicola di Otranto. Cosa spinge nel 2020, circa 250 anni dopo la sua prima pubblicazione, una casa editrice moderna a dare alle stampe una nuova edizione di questo romanzo ormai divenuto un testo di culto? La Bachmann-Olab è nota per le sue pubblicazioni di natura dark e gotica, anche se è un gotico moderno, reinterpretato in chiave attuale con tutte le contaminazioni del caso, soprattutto quelle cinematografiche. Il fascino che questa storia antica esercita sugli amanti del genere, horror dark, è innegabile, come il fascino del romanzo protoscientifico di Mary Shelley, Frankenstein, che esercita sugli amanti della fantascienza o dell'horror. Così appare quasi scontato che una casa editrice famosa per i suoi titoli dark si getti con entusiasmo nel progetto di tradurre l'opera che per prima ha dato il via a quel filone narrativo, poi ripreso, reinterpretato, affinato e migliorato da autori come Clara Reeve, William Beckford, Bram Stoker, la già citata Mary Shelley, ma anche Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson e prima di tutte l'autrice che forse meglio ha saputo raccogliere l'eredità di Walpole e trasformarla in una nuova linfa, di cui poi hanno attinto tutti gli autori che l'hanno seguita. Mi riferisco ovviamente a Dan Radcliffe. Ma torniamo al Castello di Otranto, il romanzo che ha dato origine a tutto. Spendiamo due parole per il suo autore. Walpole nasce a Londra nel 1717, figlio di un ministro dei governi sotto Re Giorgio I e Re Giorgio II. Tra il 1739 e il 1741, insieme all'amico e poeta Thomas Gray, suo compagno di università, compì il Grand Tour in Francia e in Italia. Cos'è il Grand Tour? Il Grand Tour era un lungo viaggio che i rampolli dell'alta aristocrazia compivano per perfezionare i loro studi. Aveva un tempo di durata illimitato e iniziava e finiva nella stessa città. Fine ultimo del viaggio era quello di approfondire temi quali la politica, l'arte, la cultura e la storia dei paesi dell'Europa continentale. L'Italia era una delle mete obbligate. Tra l'altro, proprio dal Grand Tour del XVII secolo nascerà poi il termine turismo. E la pratica del turismo come cultura di massa. Negli anni del Grand Tour, Walpole intraprende la stesura del suo mastodontico epistolario, l'opera letteraria che insieme al Castello di Otranto gli conferirà la fama mondiale di letterato. L'epistolario, al termine della sua stesura, consisterà in oltre 3.000 lettere di carattere politico, storico, letterario e mondano. Tornato a Londra dopo una breve parentesi in politica, Walpole va a vivere lungo le rive del Tamigi, nella villa di Strawberry Hill. La sua residenza divenne famosa e lo è ancora oggi per essere il primo esempio di architettura neogotica. Walpole curò personalmente gli arredi, ispirandosi alla letteratura gotica e ai riferimenti storici letterari. Impiegò più o meno una ventina anni per trasformare la sua residenza di campagna in un castello neogotico, ampliandone e modificandone l'architettura interna ed esterna. Oggi il suo vecchio castello è patrimonio culturale mondiale. Walpole morì nel 1797,
circa 30 anni dopo aver dato alle stampe per la prima volta quel romanzo che lo ha inserito di diritto nella storia della letteratura mondiale. La storia editoriale del Castello di Otranto è curiosa e vale la pena ricordarla. Walpole pubblicò il romanzo in forma anonima, affidandosi a uno pseudonimo e spacciandosi per un traduttore che si era imbattuto in un testo italiano vecchio di qualche secolo. Questa prima edizione, infatti, si presentava nella finzione letteraria come la traduzione di un manoscritto stampato a Napoli nel 1529, rinvenuto nella biblioteca di un'antica famiglia cattolica del nord dell'Inghilterra. Sempre secondo la finzione letteraria, la storia manoscritta in italiano derivava da un'altra ancora più vecchia, risalente pare al periodo delle crociate. Il manoscritto italiano e il suo presunto autore, Onofrio Muralto, rappresentarono in un certo senso gli stimoli creativi di Walpole, che assunse in questo caso lo pseudonimo di William Marshall. Il romanzo in questa prima versione ottenne un buon successo di critica e pubblico. Così Walpole decise di uscire allo scoperto e nelle edizioni successive scrisse una nuova prefazione che chiarisse un po' la sua posizione. Il favore che questo piccolo romanzo ha ricevuto dal pubblico spinge l'autore a spiegare i motivi che hanno portato alla sua scrittura. Ma prima di iniziare, è opportuno che egli chieda scusa ai propri lettori per aver presentato il suo scritto celando la propria identità dietro a un traduttore. Poiché la scarsa fiducia nelle proprie capacità e la novità del tentativo erano i soli motivi per nascondere il proprio nome, egli si augura di essere perdonato. Rimise al giudizio imparziale del pubblico la sua opera, deciso a lasciarla cadere nel dimenticatoio se non apprezzata, né intese riconoscere la paternità di un lavoro mediocre, a meno che giudici migliori di lui non avessero deciso che poteva farlo senza provare imbarazzo. In questa seconda prefazione Walpole indica anche le motivazioni che lo hanno spinto a consegnare e scrivere una storia così particolare. Sostanzialmente il suo fu un tentativo, citando le sue parole, di fondere due tipi di romanzo, l'antico e il moderno. Nel primo tutto era immaginazione e indeterminazione, mentre nel secondo la natura deve sempre essere, a volte ci si è riusciti, imitata alla perfezione. L'invenzione non è certo mancata, ma le grandi risorse della fantasia sono state arginate dalla necessità di una stretta aderenza alla vita reale. Ma se nel romanzo moderno la natura ha limitato l'immaginazione, lo ha fatto solo per vendicarsi, per essere stata esclusa completamente dai vecchi romanzi. Le azioni, i sentimenti e i dialoghi degli eroi e delle eroine dei tempi antichi erano innaturali quanto gli eventi che creavano quelle stesse trame. L'autore delle pagine che seguono ha ritenuto possibile conciliare questi due tipi di narrazione. Ansioso di lasciare libera la forza della fantasia perché viaggiasse attraverso gli sconfinati regni dell'invenzione, con l'intento di creare situazioni più intriganti, ha desiderato inserire nel suo dramma contesti umani che assecondassero le leggi del verosimile. In breve, li ha fatti pensare, parlare e agire come si potrebbe supporre che semplici uomini e donne farebbero in situazioni che esulassero l'ordinario. Ecco qui che Walpole ci indica chiaramente l'intento di uno scritto che ambisce ad essere qualcosa di più di una semplice storia ben riuscita. L'autore dichiara, senza girarci attorno, che il Castello di Otranto è un esperimento di letteratura vero e proprio. Walpole non vuole solo raccontarci una buona storia, ma ci sta dicendo che ha cercato di creare qualcosa di mai visto e letto. Vuole fondere i vecchi canoni della narrazione, dove il concetto stesso di natura viene soverchiato insieme alle sue leggi, in virtù di un canone più incline all'immaginifico e all'indeterminazione, con i nuovi che andavano poi affermandosi, embrioni di quelle correnti naturalistiche e positiviste che poi si affermeranno qualche decennio più tardi con scrittori simbolo del calibro di Flaubert. Sarà proprio lui, tra l'altro, a scrivere in contrapposizione al romanticismo dei secoli precedenti, che
L'artista deve essere nella sua opera come Dio nella creazione, invisibile e onnipotente, sicché lo si senta ovunque, ma non lo si veda mai. E poi l'arte deve innalzarsi al di sopra dei sentimenti personali e delle suscettibilità nervose. È ormai tempo di darle, mediante un metodo implacabile, la precisione delle scienze fisiche. Walpole, nel suo tentativo di fondere le due correnti letterarie, dà vita a un genere letterario nuovo e affascinante, e ne è cosciente. Nella prefazione alla seconda edizione fa menzione di questa opportunità e afferma: se la nuova rotta che l'autore ha tracciato avesse aperto una strada per uomini dal talento più brillante, egli accetterà con piacere la modestia e il fatto che sia del tutto ragionevole che questo nuovo genere narrativo possa ricevere abbellimenti più importanti di quanto la sua fantasia o la sua capacità di rappresentare le relazioni gli abbiano permesso. Il modo in cui Walpole riesce a fondere insieme narrazioni romantiche e moderne è assolutamente ingegnoso. I suoi personaggi non perdono la testa sfociando nell'assurdo di fronte a quelle situazioni che vanno a sovvertire l'ordine naturale delle cose, fantasmi, spettri, apparizioni, miracoli, come avveniva nei romanzi di stampo romantico, ma rimangono lucidi nella loro ragione umana. Sono atterriti, spaventati, forse anche confusi, ma non mancano mai di cercare una giustificazione terrena a quanto accade. E quando non ci riescono, si affidano molto umanamente alla volontà di Dio, compiendo una sorta di cambio di paradigma per cui la volontà di Dio si afferma come qualcosa di facente parte dell'animo umano, indissolubile, ancora pregno del suo innato mistero ma assimilato dalla ragione umana che riesce a contestualizzarlo e introiettarlo. In questo modo l'immaginazione può dilagare e il reale, il tangibile, la natura con le sue leggi ben inquadrate inquadrabili dall'uomo non ne vengono così mortificati. Il risultato di questo lavoro concettuale è quello che viene definito come genere gotico, che sarà in parte sinonimo di spaventoso e da cui poi si apriranno le strade verso l'horror letterario come lo conosciamo oggi. Il sistema infatti è all'epoca, ricordiamo che ci troviamo a cavallo tra il 700, tra il 1700 e il 1800, esisteva un vero e proprio legame tra il genere gotico e l'architettura. Le ambientazioni erano infatti fondamentali per questo genere di romanzi, diventavano quasi dei personaggi, a volte più importanti dei personaggi stessi. Le rovine degli edifici gotici evocavano potentissime emozioni, rappresentando il decadimento, il crollo delle creazioni umane. L'umano che cede in parte a quel romanticismo immaginifico di un'epoca passata che sarebbe poi presto tornato in auge, per esempio con i movimenti letterari romantici tedeschi della fine del XVII secolo, diffusi poi in tutta l'Europa del XIX secolo. Ed è così che ben presto il genere gotico si trova in contrapposizione al razionalismo illuminista e all'inquietudine per l'industrializzazione. Il gotico, insomma, come genere letterario, ma anche come architettonico e artistico in generale, che cerca di proteggere l'uomo dai pericoli della razionalità e del positivismo scientifico. Una rappresentante molto romantica di questa lotta tra sentimento e ragione fu proprio Mary Shelley, che nel suo Frankenstein prova a mettere in guardia l'umanità riguardo i limiti della scienza, ponendo dei quesiti filosofici, culturali e morali sul suo ruolo, i suoi metodi, ma anche i suoi intenti. E proprio mentre questa, la scienza era nel suo massimo periodo di spinta accelerata verso scoperte nuove e strabilianti, se non le appartenesse come epoca, perché il termine fu coniato solo qualche decennio dopo la pubblicazione del suo romanzo, potremmo definire il Frankenstein quasi un'opera epistemologica con questo suo approfondire le tematiche scientifiche in relazione alla società e all'uomo. Col trascorrere dei decenni il gotico poi perde un po' delle sue ambientazioni fantastiche e soprannaturali e si avvicina ad altri tipi di architetture, quelle interiori, quelle della coscienza umana,
nasconde Dedali e corridoi bui non meno di quanti ne avessero i castelli di Walpole o della Radcliffe. Maestro di questa evoluzione del gotico è senza dubbio Edgar Allan Poe, i cui scritti fanno bruscamente sterzare il gotico verso la psicologia e l'introspezione, i territori dove il male della mente è spinto al limite dalle persecuzioni della natura stessa e delle sue manifestazioni più oscure. Dopo Poe, a raccogliere il lascito letterario, ci penseranno figure come Robert Louis Stevenson o Arthur Conan Doyle, rispettivamente col doppio bene e male che convivono insieme, e quelle poi invece delle atmosfere misteriose e fumose di Sherlock Holmes. Diciamo, negli anni più recenti del Novecento, il gotico si trasforma, anzi si scinde nei suoi aspetti specifici per dare vita al genere horror, alla fantascienza, al noir, al giallo. Facciamo un passo indietro, però, torniamo al castello di Otranto, il luogo letterario da cui tutto questo ha avuto inizio. Le tematiche del romanzo sono quelle che ritroveremo in molto del gotico subito successivo: la religione cattolica, la vergine afflitta e perseguitata, i conflitti interiori mai sciolti, i personaggi prede di tormenti e passioni, passioni terribili e violente. Il romanzo gotico è per lo più ambientato nel Medioevo o nel XIX secolo, epoca buia e misteriosa, la prima, e invece più mistica e diciamo più borghese la seconda. La minaccia si manifesta spesso in paesi cattolici e proviene dall'autorità politica e religiosa e anche da episodi di corruzione. Per esempio l'italiano o il confessionale dei penitenti neri di Anne Radcliffe del 1797, oppure Matthew Lewis con Il Monaco del 1795. Questi sono esempi illuminanti, soprattutto il secondo, il Monaco, tra i più trasgressivi e contiene giudizi sulla Chiesa di Roma visti dalla prospettiva inglese. La letteratura gotica quindi matura sul contesto religioso cattolico, soprattutto in età preromantica. Si affermano poi il gusto per il mistero e la religiosità medievale. Le ombre e l'oscurità diventano strumenti per ottenere il sublime, l'incanto del mostruoso. Pensiamo a Bork, ma anche a Kant, a Schopenhauer e al concetto orrorifico di sublime. Predominano oggetti molto potenti, grandi, che incutono timore, per esempio l'elmo che campeggia enorme minaccioso all'inizio del castello di Otranto. Poi ci sono rumori molto forti, un senso di vastità, di cose non misurabili, la mancanza di rapporto causa-effetto e infine l'approssimazione. Per esempio John Milton nel Paradiso Perduto accenna solo vagamente e all'aspetto alle fattezze del diavolo, quindi l'approssimazione. Per quanto riguarda i luoghi, invece, sono vecchi castelli, abbazie, conventi, territori cattolici dove vige la monarchia assoluta che non tutela affatto i cittadini. Il potere re religioso agisce mediante immagini che invitano alla contemplazione emotiva. Sono ricorrenti le ambientazioni naturali, come le foreste, le Alpi, il Polo Nord, dove dominano neve e ghiacci, pensiamo a Frankenstein, ma anche il deserto, pensiamo a Vatek. Queste tematiche e questi simboli andranno poi a influenzare tutto il periodo del Romanticismo in modo assolutamente forte. Pensiamo per esempio ai Promessi Sposi di Manzoni. Non troviamo anche lì forse delle tematiche gotiche? La monaca di Monza costretta dal genitore despota alla clausura, ma anche
ai rapimenti e a tante altre azioni vessatorie. Lucia Mondello tenuta in ostaggio, e dove? Il castello dell'innominato, ovviamente. Il castello, appunto. Troviamo questi riferimenti godici in molta letteratura non propriamente ascrivibile al genere. Pensiamo a Victor Hugo, al suo Quasimodo, alle atmosfere cupe, e a Esmeralda, vittima di un sopruso. E tutte queste tematiche le troviamo ovviamente nel romanzo precursore del genere. Il castello di Otranto narra infatti le vicende di Manfredi, principe di Otranto, di una maledizione che grava sulla sua casata, sull'ira e lo sdegno dei precedenti principi di Otranto, come che infestano il suo castello con spettri e apparizioni bizzarre, lugubri e fantastiche. Ma il castello di Otranto è anche la storia di Isabella, vessata da un Manfredi sconvolto per la morte violenta del figlio e per il precipitare surreale degli eventi. È la storia di un contadino che in realtà è un cavaliere, di una figlia non amata che ricambia con l'amore ogni aspetto della sua vita. È la storia di lunghe fughe in sotterranei bui, di inseguimenti nei boschi, fatali, di tradimenti, di fraintendimenti, anche di tragici errori. Il castello di Otranto è un dramma spettrale in cui l'animo umano si inabissa letteralmente nelle profondità dell'infinito e dell'imponderabile, ma è anche un dramma della vergogna, della colpa, del sublime, quell'incanto del mostruoso di cui abbiamo parlato prima. Torniamo allora alla domanda iniziale. Cosa spinge una casa editrice moderna a stampare una nuova versione di questa opera? La risposta potrebbe essere banalmente perché no. In fondo è da qui che è partito tutto, ma forse c'è una motivazione ancora più profonda. Ripercorrere il filo di un'opera così importante è un modo per riappropriarsi di un passato letterario che la modernità rischia di farci dimenticare. In quest'epoca di velocità digitale, di superconnessioni, di serie TV, saghe editoriali ri rilasciate a ritmo industriale, diciamo che dimenticare è l'unico dispositivo per riuscire a godere dell'intrattenimento presente. A parte quei due o tre titoli più clamorosi, chi si ricorda quale serie TV andava per la maggiore 4 anni fa? O quale libro bestseller faceva bella mostra di sé tra gli scaffali delle librerie? Non possiamo ricordare, perché l'unico modo che abbiamo per godere dei prodotti del presente è lasciare andare quelli che ci sono stati. Appena la non affezione al nuovo e soprattutto la non accettazione. In un perverso gioco di scatole cinesi concettuali, il nuovo deve sempre essere migliore del vecchio, deve contenerlo come una cornice per creare assonanza e proseguire quella linea di fedeltà conquistata, ma poi deve inglobarlo e farlo sparire, deve farlo dimenticare. Oggi anche i lettori sono caduti vittime di questa compulsione da consumo. Da nuovo consumo. Ci sono gare di lettura, staffette di lettura, obiettivi da raggiungere in termini di libri letti in un dato tempo X. Il blogger più seguito è quello che legge 16 libri al giorno e produce recensioni a ritmo di rotativa tipografica. I libri letti e recensiti ieri non esistono più e quelli di oggi hanno il destino segnato perché già mentre ne sfogliamo le pagine riceviamo la notifica dal Corriere che sta arrivando un nuovo pacco gonfio di volumi, la nostra dose quotidiana. In questo panorama culturale dissonante e folle in cui siamo piombati, è quindi fondamentale recuperare il passato e fissarlo per bene, perché è l'unico modo che abbiamo per decifrare il presente, è la nostra chiave di codifica dell'attuale, ci permette di comprendere meglio quello che sta accadendo, di individuarne le dinamiche per non esserne schiacciati del tutto o peggio esserne inglobati anche noi. E nell'era dei social dove gli utenti sono il prodotto, la merce di scambio del business, forse mantenere una capacità critica distante può divenire un modo per scampare alla mercificazione come condizione ultima dello stato umano. Ristampare vecchi romanzi di culto è anche un modo per prendere le distanze da un presente
che cerca di inglobarci in se stesso, come la creatura di un famoso racconto di Barker, personalizzandoci per farci vivere come una connessa entità collettiva senza memoria, sorda al passato e ottusamente belante al futuro, e talmente immersa nel presente, intorpidita dal presente stesso e dalle sue trappole, da non riuscirne più a individuare forme e confini, e quindi anche i pericoli. Diciamo, l'edizione curata da Bagemono Lab del Castello di Otranto non intende soltanto ridare attenzione a quest'opera come romanzo di culto, ma intende anche restituire dignità a una voce del passato che ancora ci parla e che ancora è in grado di insegnarci qualcosa. A distanza di secoli, se solo avessimo l'umanità di fermarci e indugiare tra le sue pagine. Per questo volume io ho curato la traduzione dall'edizione originale in inglese del 1764. Non si tratta di una riduzione o un adattamento, ma di un vero e proprio lavoro di traduzione, il più fedele possibile all'originale. Ho cercato di rendere l'esperienza di lettura più moderna rispetto allo stile arcaico dell'originale. Diciamo che al lettore odierno potrebbe apparire di difficoltosa elaborazione. Ovviamente ho mantenuto lo stile che si conviene a un testo di 3 secoli fa, che fingeva di essere a sua volta la traduzione di un lavoro di 500 anni prima. Mi sono limitato, aiutato dalle ampie possibilità offerte da una lingua fortemente polisemica come l'italiano, a recuperare il senso da ogni singola parola, proponendole in un significato, seppure impregnato dal passato, però facilmente intuibile dal lettore del presente, ovviamente senza travisare le intenzioni del testo originale. In questo senso si sono rivelati utilissimi anche i molti sinonimi presenti nella nostra lingua. Leggiamo insieme l'incipit dell'opera tradotta. Manfredi, principe di Otranto, era padre di due figli. Matilda, che aveva 18 anni ed era una fanciulla davvero graziosa, e Corrado, il maschio, più giovane di 3 anni rispetto alla sorella, poco avvenente, malaticcio e con un temperamento tutt'altro che promettente. Nonostante ciò, proprio lui era il favorito del padre, che non mostrava mai slanci di affetto nei confronti di Matilda. Manfredi aveva stabilito che il figlio sposasse la figlia del marchese di Vicenza, Isabella, che era stata già affidata dai suoi tutori alle premure del principe, pronto a celebrare il matrimonio non appena le condizioni di salute del figlio lo avessero permesso. I familiari e vicini di Manfredi avevano notato questo suo zelo nell'organizzare le nozze. Tuttavia, proprio chi gli era più intimo evitava di esprimere perplessità su tale urgenza, a causa del temperamento irascibile del principe. Ippolita, moglie di Manfredi e nobildonna adorabile, a volte aveva avuto l'ardire di confidare al marito i propri dubbi in merito al matrimonio del loro unico figlio maschio, che, oltre a trovarsi in età troppo giovane, era anche condizionato da una salute precaria. In risposta, aveva però sempre ricevuto secchi rimproveri e biasimi per aver partorito, a causa della sua sterilità, un solo erede. Nella traduzione ho mantenuto questo stile narrativo, ormai caduto in disuso, di affidare agli incisi gran parte della forza espressiva della frase, variando un po' la punteggiatura per assecondarla a una prosa più scorrevole e intuitiva. Alcuni passaggi rimangono tuttavia poveri di fluidità, ma parafrasarli per renderli più comprensibili sarebbe stato un tradimento del testo originale. Così ho preferito ricorrere a un linguaggio più semplice e di immediata comprensione per non essere poi costretto a intaccare la struttura originale della prosa. Al di là del lavoro di traduzione, il cui giudizio poi rimando alla bontà dei lettori, in questa nuova edizione della Bagemono Lab troverete anche alcune illustrazioni realizzate dal bravo Andrea Oberhosler, che è anche autore della cover. E Andrea ha studiato con passione e curiosità le tecniche delle miniature medievali e ha impreziosito il volume con queste immagini molto suggestive, realizzate, mi sembra, quasi interamente con la penna Bic, una sua peculiare arma di disegno.
Per quanto non possiamo parlare propriamente di un volume illustrato, quello della Bacher Monolab è sicuramente un volume completato dalle immagini, una per ogni capitolo, più varie decorazioni ornamentali sparse tra le pagine. A fare da cappella a questa creatura editoriale c'è anche una prefazione molto pungente e puntuale scritta da Paolo Di Orazio, autore di culto nel panorama italiano proprio per il genere horror, ma anche per il noir e il soprannaturale, tutti i generi che hanno ricevuto qualcosa in eredità da Walpole e dal suo castello. Il volume è attualmente in prevendita sul sito della casa editrice e sarà distribuito tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio. Lo troverete in libreria, nelle fiere, online, in tutti gli store di libri. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi lascio con le parole di Walpole, tratte dalla prefazione che scrisse per la seconda edizione del libro, dove si rallegrava per gli onori che il pubblico aveva rivolto alla sua opera, lamentando però anche un po' la mancanza di fiducia verso il suo estro creativo, che una certa critica colta gli aveva rivolto, accusandolo di aver osato troppo nel consegnare questo nuovo genere letterario agli onori della storia. Il risultato di quanto detto finora è di mettere a riparo la mia audacia sotto il canone del genio più brillante che questo paese, almeno, abbia prodotto. Avrei potuto auspicare che, per aver creato un nuovo genere di romanzo, fossi anche libero di stabilirne le regole che ritenevo adatte alla sua stesura. Tuttavia, proverei più orgoglio nell'aver imitato, anche se in modo fiacco e distante, un modello così magistrale che nel godere del merito di un'invenzione tutta mia, a meno che non potessi contrassegnare il mio lavoro col marchio del genio, oltre che con quello dell'originalità. Così com'è, il pubblico lo ha onorato quanto basta, qualunque rango i suoi suffragi gli assegnino.